Breviario dei suoni peggiori al mondo per un insonne. Tutti. Da piccola, negli anni Ottanta, per me è stato il tic-toc dell'orologio appeso al muro. In pratica, la tortura della goccia cinese. Da adolescente, negli anni Novanta, era lo zapping compulsivo, che da distrazione diventava incubo. Dagli anni Zero, qualunque cosa. La vibrazione del telefono, la coinquilina che si alza e fa scricchiolare il parquet, i ragazzi sbronzi che rincasano dopo aver usato molto meglio di me le ore della notte. La verità è che noi insonni ricordiamo ogni notte trascorsa senza dormire e le odiamo tutte. Sono Carlotta Sisti e questo è Insonni, un podcast di Cora Media realizzato per la Cora Academy.